Amici sportivi, tifosi del Bari, ben ritrovati all'appuntamento col Biancherosso TV Sport, in compagnia di un grande ospite, un grande opinionista, un grande ex calciatore, ma direi anche un grande allenatore, perché non dimentichiamo che tu potresti allenare come Antonio Di Gennaro. Ciao Antonio. Ciao Enzo, buongiorno a tutti. Ben ritrovato, ti abbiamo preso al volo perché sei in partenza, domani fai la Juve, sì, Juve Olympiacos. Come sta andando sì. la tua avventura con Mediaset Premium? Molto bene, ho fatto bene, negli ultimi anni ho fatto le due finali Champions League, finale Europa League il primo anno, quindi una buona soddisfazione, però insomma sono stato benissimo a Sky, sono molto bene a Mediaset, credo che sono le due capisaldi per quanto riguarda la televisione. Stavolta vorrei cominciare con le domande dei tifosi, perché sapendo della tua venuta mi hanno fatto domande di ogni tipo, di ogni genere. Allora te le faccio subito, va bene? Così diamo subito retta a quello che dicono i nostri amici che ci hanno fatto queste domande attraverso le nostre pagine Facebook. Dunque, la prima, cosa ne pensa degli italiani in Champions? Qui siamo nel territorio del Bari, però visto che hai parlato della trasferta di domani, che ne pensi degli italiani in Champions? Ma credo che la Juventus, a parte la batosta che ha subito contro il Barcellona, credo sia una squadra ancora che si può riprendere benissimo. Il Napoli penso che possa far bene, anche se credo, insomma, mi sembra di aver capito anche, i calciatori puntano molto sul campionato, hanno fatto una specie di patto, secondo me, anche il discorso di Reina che è rimasto a tutti i costi gli ultimi giorni di mercato. Infatti Sarri, dopo la partita contro lo Shakhtar, la prima a Donetsk, insomma, venne fuori con dichiarazioni come dire non vorrei che la squadra pensi solo al campionato, invece la Champions League ovviamente è una competizione importante, però hanno tutte le possibilità per passare il turno. La Roma sta crescendo e quindi credo che ci siano le possibilità, anche se è al turno più difficile, perché c'è sia l'Atletico Madrid che ha già incontrato ed ha rischiato tanto, e lo stesso Chelsea, sappiamo Conte, nonostante qualche lamentela di troppo, lui Antonio ogni anno si lamenta anche per l'organico, però poi lui tatticamente, a livello fisico, a livello proprio di mentalità, è una squadra importante. Però io sono fiducioso, perché anche per il nostro calcio, credo anche per l'Europa League possano andare bene, ma sulla Champions è normale che poi dal prossimo anno sappiamo tutti che saranno 4 senza preliminari, sì. Quindi la corsa per arrivare in Champions League è fondamentale, infatti quest'anno le due milanesi si sono attrezzate, anche se l'Inter sì, il Milan lo vedo ancora in formazione. C'è una telefonata, pronto? Pronto? Eccoci, ciao. Sono il professor Ettore, saluto Enzo e ciao, ciao Ettore, ciao. Buongiorno. Per il grande amore che ha per il Bari. Ettore. Senti, e lo ringrazio. Grazie a voi. E lo seguo nelle sue telecronache. Senti Enzo, io vorrei dire una cosa, molto breve. Perché Rosso non dice ai nostri difensori di non provocare rigori o fare falli al limite dell'area? Io ho visto che ultimamente noi subiamo molti rigori e anche molti falli al limite dell'area, al contrario di quelli che invece ne beneficiamo. Quindi c'è effettivamente qualcosa che non va. Ecco, io dico che bisogna stare molto attenti a questa cosa. Ettore, grazie. Beh, io immagino che Grosso lo dica ai suoi difensori di non mettere le mani addosso agli avversari in area di rigore. C'è stato un rigore abbastanza ingenuo nell'ultima gara fra Bari e Ternana. Non so se quello di Ghiombre che poteva riaprire la partita, però sì, poteva riaprirla, ma il Bari mi era sembrato sicuramente superiore. Quindi, ora col nuova difesa a 3 mi sembra abbia trovato una certa consistenza. Poi il Bari è una squadra che propone, che gioca, quindi diciamo lascia anche qualche spazio in più. Sicuramente l'attenzione ci deve essere sempre negli ultimi 16 metri, soprattutto in area di rigore, però credo che, vedi anche qui, questo è un errore del difensore di Valiant in maniera incredibile, lì insomma la palla andava fuori, infatti ho sentito le dichiarazioni appunto di Pochesci, che ovviamente ha fatto un mea culpa, perché il primo tempo aveva schierato anche una squadra a livello proprio tattico dove il Bari andava a nozze, e quindi ho fatto il paragone col Venezia. Un amico Emanuele ti chiede, Antonio, due parole sul modulo di Pochesci, che era un 3-3. Sì, voleva fare uno, tipo 3, Bielsa, no? 3-1, questo, sì, esatto, sì. Il famoso, il grandissimo Bielsa. E mi ricordo anche, non so se ora diciamo, c'era mi sembra il Cittadella di Glerean, giocava 3-3-1-3, sì. Però giocava sempre con palla lunga, non partivano diciamo con palla pulita come volevano fare loro, il che va anche bene per, diciamo così, a livello proprio
di impostare l'azione. E quindi ha lasciato grandi spazi e dicevo, ho fatto un po' l'accostamento con il Venezia. Il Venezia spazi non te ne ha lasciati, quindi le difficoltà sono tante. Però credo che, ecco, forse quella partita il Bari ha perso in maniera che non doveva perdere. Una squadra che deve puntare o di riffa o di rafa, come si suol dire, col Venezia devi fare risultato. Però credo che da lì siano ripartiti cercando di rimodellare la difesa e mi sembra questi tre difensori abbiano anche la capacità di impostare, perché Capradossi l'aveva, Marrone è un ex centrocampista e lo stesso Ghiomber ho visto che ha grande personalità. C'è un'altra telefonata, pronto? Ciao Nicola Trivettista. Ciao Nicola, ciao. Ciao, ciao, buongiorno. Lo studio brilla di luce quando c'è la stella di Gennaro e anche nei tuoi occhi vedo questa luce, Enzo. Addirittura. Ciao Enzo. Ciao. Beh, un complimento, ho detto che grazie. Insomma, lo studio brilla. Io credo che dopo questo possiamo andare in pausa pubblicitaria, abbiamo raggiunto il massimo. Pubblicità, poi torniamo insieme. Eccoci insieme col Bianco e Rosso TV Sport, siamo con Antonio Di Gennaro, 080-501-9998 per le vostre telefonate in diretta. Ci sono delle domande che ovviamente riguardano anche la parte tecnica del Bari. Uno ti chiede, ma come mai il Bari da tempo ormai stenta in trasferta? Non dimentichiamo, il Bari Benevento, l'ultima partita l'ha vinta Benevento, poi non ha più vinto. Anche questo inizio di campionato, due partite, due sconfitte fuori casa, anche se non dimentichiamo l'ha affrontato Empoli e Frosinone, che sono squadre di ottimo livello. Però secondo te c'è una motivazione? Ma non so, perché io dopo la partita contro il Benevento l'anno scorso pensavo ci fosse, infatti da queste emittenti mi sbilanciai abbastanza, ero convinto anche con le dovute precauzioni, perché a Benevento rischiò un po' la squadra, però vinse in maniera importante. Beh, le due trasferte che ha perso le ha perse male, perché ha giocato, solo che fare due gol in trasferta diciamo difficilmente una squadra magari può perdere. Però l'Empoli è una squadra, diciamo, che ha un buon allenatore, ha rifondato un po' tutto e sappiamo che il loro obiettivo è anche andare in Serie A, e quindi ci sono state delle disattenzioni a livello difensivo, lo stesso anche un po' a Frosinone, errori prettamente, diciamo, non di reparto a Frosinone ma singoli, però la squadra aveva recuperato bene. Ecco, sul 2-1 una squadra che deve crescere magari ha peccato un po', diciamo così, di superficialità, però non si sono mai disuniti. Questo credo la ripartenza con la Cremonese, che è una squadra importante, solida, come città, sì, solida, e soprattutto la bella vittoria contro la Ternana, soprattutto non aver subito in due partite neanche un gol e ne averne fatti quattro, questo credo di autostima, lavori bene, quindi, e può far crescere tutti i giocatori, perché ho visto Cissé e non avevo dubbi, perché a Benevento mi aveva impressionato. Sto vedendo giocatori, a parte in Prota, che è un po' la rivelazione di questo campionato, però tutti stanno crescendo e quindi credo sia un fatto molto importante, perché quest'anno ci sarà bisogno di tutti, rientra Galano, Brienz deve essere gestito, Flores deve essere gestito, se Cosa che ritorna il Cosa che conosciamo noi, che io ho commentato nella Lazio anche con la Premier, mi sembra un giocatore che può fare la differenza. Mm-hmm. Ovviamente lì è un discorso oltre che fisico prettamente mentale, quindi il discorso trasferta è importante, perché secondo me la mentalità si crea sempre in trasferta. A Spezia ci può essere veramente, non dico lo snodo, sì, siamo ancora all'inizio, però vincere in trasferta è qualcosa di diverso. Lo dicevo ieri anche perché se si fa risultato, si fa risultato su un classico campo che lo scorso anno è stato fatale al Bari. Il Bari lo scorso anno si è giocato tantissimi punti su campi come quello dello Spezia, cioè Vercelli, questi campi nel Brasil, abbastanza piccoli, con squadre, sì, che hanno un ritmo, se vorrebbe dire evidentemente essere pronti. Però anche con il Frosinone ad Avellino, sì, che è il campo sintetico, la squadra ha giocato bene, cioè non ne ha risentito. E quindi certo è una squadra che ha bisogno anche di spazi, perché quando sono le difese chiuse, tanti dicevano ma il Venezia si è raccolto, giustamente gioca un calcio... ma Inzaghi con quella squadra non poteva fare altrimenti. Se andiamo a vedere anche le altre partite, ora ha preso qualche gol, forse sì, però è una squadra che sa, e l'allenatore è bravo in quello, che sa che non può dare né qualità e deve gestire i momenti. Quindi gioca, deve giocare, fa per quello come che può. Esatto. C'è un'altra telefonata, pronto? Salve, buongiorno. Antonio Luca Totti di Bari. Ciao Antonio, ciao. Saluto Enzo, ciao. Saluto Antonio Gennaro. Buongiorno. Saluto anche a te, sì. Antonio, io volevo farti due domande. La prima... detto questo modulo, abbiamo trovato il modulo giusto, però considera che su due partite una l'abbiamo persa e una l'abbiamo vinta.
Vorrei sapere poi, quando entra Galano, poi come possiamo inserire Galano in questo modo? Solo Grazie questo Torio. volevo In sapere. verità il Bari gioca Grazie. con la difesa a 3 da 3 partite perché aveva Sì. giocato così anche ad Avellino contro il Frosinone, quindi ha preso 3 gol a Frosinone, anche se in realtà sono gol che il Bari si è fatto da solo, ricordiamo l'autogol di Cassani clamoroso e poi gli altri due errori difensivi. Al di là di questo poi 0 gol con la Cremonese, 0 gol contro la Ternana. Ma io credo che gli allenatori, non solo moderni, ma anche quelli navigati, devono trovare sempre delle alternative. Io mi ricordo proprio Grosso, andai a vedere la partita l'anno scorso contro la Juventus, la primavera contro la Juventus, giocava a difesa a 3, giocava Vogliacco, centrodestra, con la difesa a 3. Sì. Barese, Vogliacco, ex Bari, che ora è il sì. capitano ancora della primavera della Juventus. Quindi in questo si devono adattare. È normale che c'era questa possibilità quando è arrivato Marrone, perché l'ha provato regista Empoli e si è visto le sue difficoltà iniziali. Invece da dietro, cosa che lui ha fatto anche in Belgio l'anno scorso, soprattutto con due altri difensori che lo possono proteggere, diciamo, può essere, diciamo così, più compatta la squadra. E come dicevo prima, sono tre difensori che possono anche iniziare l'azione, cosa che a Grosso piace molto e sono d'accordo anche su questo. Poi è normale che strada facendo ci possano essere partite che possano riportare a 4 perché hanno due terzini quest'anno con Fiamozzi e lo stesso Delia quando recupererà che sono molto bravi a spingere e hanno questa Nostro capacità amico però di. si chiedeva, quando torna Galano, come Sì, ci inserisci stavo Galano arrivando. nel Ma tridente offensivo? Galano ora sta giocando quasi un 3-5-1-1 perché con Brienz e Floro Floris oppure con Iocolano e lo stesso Cissé giocava diciamo, una punta più dietro che possa aprire gli spazi, possa essere da collante al centrocampo. Galano è un giocatore che ama partire a destra, però se vi ricordate proprio la partita di Benevento che si alludeva prima, Sì. il famoso 4-3, Galano e Brienza con l'Antuono li fece giocare vicini dietro all'unica punta, diciamo quasi un 4-3-2-1. E lì veramente la squadra lui andò a nozze, perché quando hai questi giocatori, i Galano, i Brienza, i Iocolano, che giocano tra le linee, hanno spazio, loro sono determinanti sia per rifinire, ma soprattutto anche per fare gol. Quindi. Qualcuno parla di un possibile 3-4-3 o di un 3-4-1, anzi 3-4-2-1, Secondo eh. me Galano trequartista, ecco 3-2-1 sì, perché l'unico trequartista oggi difficilmente Galano ha queste caratteristiche, magari ci può arrivare partendo da dietro, ma essere lì diventa difficile perché poi devi fare la fase non possesso. I due trequartisti vicino alla punta dietro, secondo me Si potrebbe può essere fare. un'alternativa, come dicevo prima l'anno scorso a Benevento, però ha tanti moduli da poter schierare, l'importante è trovi la compattezza a livello difensivo, ragazzi ormai non lo dico io. Insomma, è una prassi adesso in campione di Serie A, di Serie B, anche Lega Pro, se hai la difesa che trovi la compattezza giusta, il gol con questo potenziale offensivo e anche di centrocampo, perché Teio può fare gol, diciamo Bascia qualche gol lo può fare, l'altro è Salzano, pure Busellato, si Salzano, dipende. diciamo, però con questo patrimonio offensivo, io credo che se trovi la compattezza, diciamo, a livello difensivo, Grosso non credo abbia problemi. Poi non posso dire adesso dove arriverà il Bari. Certo, Presto, parlando di Bari, di infatti. una squadra, minimo i playoff è auspicabile. C'è un'altra telefonata, pronto? Pronto, buonasera, un saluto a tutte e due. Ciao, ciao. Buonasera. Comunque, la terza partita che non può perdere il Bari alla Spezia, tre trasferte alla Spezia, l'abbiamo persa tutte e tre. La quarta, la. Vabbè, non può perdere la Spezia perché ne ha già perse due, quindi ci si attende qualche segnale positivo anche da questa No, anche trasferta. perché Sì. si dice sempre, no? Il Napoli non riusciva a vincere le famose partite sporche. Il Napoli quest'anno ha vinto con l'Atalanta, col Bologna, diciamo anche a Ferrara, visto che a Ferrara ha Certo. fatto una buona gara. Ecco, Sì. il Bari delle volte si vince anche non giocando bene. Questo non vuol Sì. dire perdere la È mentalità, vero, è vero. ma acquisire diciamo, una fisionomia di squadra che vuole arrivare in Anche perché alto. si dice anche che se si gioca bene lo si deve fare in due, perché se una squadra gioca Esatto, su una, sporco e l'altra esatto. gioca pulito, è chiaro che mette in difficoltà anche chi Cioè, noi vuole abbiamo giocare a perso, mi calcio. ricordo l'anno scorso a Vercelli, non giocammo bene, anche a Spezia, ma anche gli altri avversari cosa hanno fatto? Hanno capito che il loro campo, diciamo, è Giusto. importante il fattore casa. Ecco, il Bari se entra in questa ottica e poi quando trova squadre che gli danno spazio, il Bari ha più qualità di tante altre squadre. C'è un'altra telefonata, pronto? Un cordiale saluto ad Antonio Di Gennaro e a Ciao, ciao. te, Enzo. Ciao. Buongiorno, grazie. Sono Antonio da Ciao Modugno. Antonio. Volevo un parere vostro.
se Cissé continua a giocare come ha fatto quel poco che ha giocato, sì, ad attirarsi addosso la difesa avversaria, Galano quest'anno fa almeno 25 gol. Cosa ne pensate? Grazie per il vostro giudizio. Grazie. Ah, Cissé, a me mi ha impressionato l'anno scorso a Benevento. Ricordiamo che Cissé con Lauteri vinse il campionato giocando prima punta. Sì. E quindi è uno che ama poi una punta che non sta ferma, una punta moderna, che ama svariare. D'altronde oggi, da sempre, gli attaccanti sono quelli che fanno giocare bene le squadre. E quindi di conseguenza chi gli sta attorno, i Galano, i Brienza, i Floro Flores, anche Nenè, che inizialmente non ha fatto gol, ma in Coppa Italia l'avevo visto bene, un attaccante che si vedeva era entrato nei meccanismi. Certo, è un attaccante, da un attaccante bisogna far gol. Un po' complicata, nel senso perché da un attaccante bisogna far gol, no? Per gusto personale, per conoscenza personale, qual è secondo te il centravanti più forte che ha Bari in questo momento? Tecnicamente è Floro Flores. Tecnicamente. Sì, sì. Però Floro Flores caratterialmente l'anno scorso mi ha un po' deluso, lo dico senza problemi, perché secondo me si è un po' tirato indietro nel momento importante della stagione, dopo anche gli infortuni di Brienza e quant'altro. Però tecnicamente è un giocatore da Serie A. Solo che mi sono sempre domandato, con quelle qualità anche in Serie A era riserva a Chievo, era riserva a Udine, era riserva a Sassuolo. Però tecnicamente, secondo me, dei tre è il più forte. Cissé ha tecnica ma ha grande forza fisica. Uh-huh. E allora in alcune partite questo ti può fare veramente anche la prima punta e, come si suol dire in gergo, va a battagliare con chiunque. E quindi quelli che gli stanno dietro di conseguenza possono avere beneficiare. C'è un'altra telefonata, pronto? Buonasera. Ciao. Vincenzo da Bari. Ciao Vincenzo. Volevo sapere, innanzitutto salutare Antonio Di Gennaro. Buongiorno. Che è un pezzo di storia di Bari. Sì. Poi volevo sapere, secondo mio padre c'è un'abbondanza in attacco. Troppi attaccanti, tu dici? Sì, troppi attaccanti con diversi giocatori a mezzo servizio che non hanno ancora recuperato dagli infortuni. Secondo un parere di Antonio, bisogna lavorare su un 11 di base. L'abbondanza a volte può creare... In attacco non c'è un golador da 20-25 gol, non c'è il Cascia della situazione, oppure quelli che è ovviamente l'Immobile del Pescara, che ovviamente in queste situazioni possono fare la differenza. Quindi Floro Flores negli anni suoi, se andiamo a vedere lo screening suo, non ne ha mai fatti 20 gol. Non so quanti ne potrà fare, spero tantissimi. Lo stesso Nenè ultimamente ne ha fatti anche lui pochi, l'anno scorso 17 partite, cosa che dicevo prima viene da 2 anni di inattività e infortuni seri. Però c'è la volontà, c'è l'atteggiamento, che se quello è positivo potrà essere utile. Quindi non avendo, e anche se non è un giocatore da 20 gol, e quindi per questo grosso lavorare molto bene a seconda della partita che vai a incontrare, a seconda di quello che hai in mano, perché Galano, se torna Galano, può fare 10-15 gol. Sì. 10-15 gol, ne ha fatti 13 l'anno della remontata, ne può fare 10, mettiamo. Può avere meno 3-4 giocatori da 3-5, esatto, insomma. Non avendo uno da 20-25 gol. E poi torna a ripetere, con una compattezza difensiva, poi qualche gol del difensore, e mi aspetto i gol dei centrocampisti, tipo te, io, anche gli altri, perché il centrocampo diventa importante, proprio i gol, perché vanno ad assemblarsi a quelli che ovviamente degli attaccanti che... Poi magari quest'anno mi auguro che Floro Flores faccia 20 gol. Non voglio fare un distinguo, perché tu hai sottolineato come, guardando l'album delle figurine, sappiamo che i giocatori del Bari nel recente passato non hanno fatto mai tantissimi gol. Però quindi quest'anno è diverso. Due correnti di pensiero, nel senso che da una parte ci sono tanti giocatori che possono fare un po' di gol, dall'altra parte, faccio l'esempio del Palermo, abbiamo capito che Nestorowski è uno che a occhi bendati può fare 20 gol in Serie B. Capito, no? E questo è un punto importante, una certezza anche per la squadra stessa e per l'allenatore. E ovviamente i giocatori sanno che abbiamo un giocatore a 20 gol, no, poi magari quest'anno, ripeto, con il gioco, con questa capacità di proporre, magari li trova i gol, ma Floro è dell'83, è arrivato a 34 anni, magari quest'anno li fa, sarei felice perché lo ritengo un grande giocatore. Ecco, quest'anno punto molto su di lui, ma punto anche su Cissé, su Nenè, la capacità di stare nel gruppo senza polemiche, mi sembra un professionista serio. E poi bisogna puntare Galano anche su Kozak, perché se l'hanno preso, se torna magari, non dico al 100%, all'80% Kozak... Qualche partita te la può risolvere anche lui. Andiamo in pausa pubblicitaria e poi ti vediamo insieme con i biancarosso TV Sport.
Rieccoci insieme, ultima parte del Bianco e Rosso TV Sport. Ti piace quella maglia a me. Ti piace quella nera del Bari? Eh? Maglia nera mi piace di per sé nelle squadre, quella mi piace. L'abbiamo vista prima quella di Jomber. Sul monitor, sì. Jomber o Jomber? Ma dicono Jomber in verità, anche se sai, io nelle telecronache dicono devo... Jomber, sì. Però pare che la pronuncia esatta sia Jomber. E sai, prima delle partite con le telecroniste ci mettiamo d'accordo sulle pronunce. Sulle pronunce. Se uno dice Jomber, io Jomber, è sbagliato. C'è un'altra telefonata, pronto? Buongiorno, il problema per quest'anno, ciao, il problema ciao, per quest'anno non te lo poni perché siamo in B e la B non la fa mezzo. Sì, scusaci. Ciao. Io volevo prima salutare il capitano di Gennaro, perché io sono il nostalgico del calcio degli anni Ottanta, sì. Perché per colpa delle tue radiocronache e per colpa del signore che sta alla tua destra, io mi sono appassionato molto al Bari. Allora, fermati un attimo, perché guarda, sì. Sembra quasi che la telefonata sia arrivata apposta, eh? Tu resta in linea, però ieri parlammo dei 50 anni di Igor Protti, no? E Igor Protti in un'intervista ha detto il gol che più mi rappresenta è il gol che ho segnato in occasione di Bari Cremonese. Quello lì che l'anno, poi mandano, l'anno della retrocessione, beh, nonostante i 24 gol. Grazie al contributo della regia di Federico Semplici abbiamo rispolverato il gol di Igor Protti con la mia radiocronaca a Bari Canale 100. Vediamo insieme. Anderson in destro, respinta da parte del giocatore lombardo. Annoli adesso sulla sinistra, Annoli può crossare il cross. Ancora lui, Igor Protti, ha pareggiato per il Bari. Protti, parente, Protti, il tiro, parata con i piedi di Lassetti. Ancora Lassetti che si salva con i piedi, ancora Protti, gol, Protti, ancora lui, straordinario, fantastico gol di Protti. Protti ha segnato un gol impossibile. Grande giocatore, grande persona. Qualcuno mi rimprova di essere troppo freddo a Sky, ma è un'altra storia, non può essere la stessa cosa. La voce è un po' persa poi alla fine. L'ho persa, sì, infatti. Vabbè, volevo. Quindi, sei ancora in linea? Sì, sono qui. Peraltro, mi aggancio al video che hai trasmesso per dire che quando tu fai le telecronache su Sky devi essere equidistante. Quindi, è un'altra cosa, dai. È un'altra cosa. No, non è possibile sentire queste telecronache, così sareste un po' di parte. A chi lo dici? Verrei licenziato dopo al 91esimo, insomma. L'ultima cosa, quel Bari di Gennaro aveva in Monelli, il centravanti, che fece 14 gol. Non era una doppia cifra, perché quel Bari si basava sulla difesa e sui gol anche di Gennaro, Carbone. Peraltro mi ricordo il gol di Gennaro con la San Benedettese di testa che mi impressionò molto, sempre con la radiocronaca che forse non era tua ma era di Franco Cirici. Sì, ciao, tempi non c'era ancora. Beh, Monelli, Scarafoni, Maiellaro, insomma, una squadra... Ecco, io dicevo prima, la difesa è importante, beh, c'era Giovanni Roseto, Carrera, Detrizio, Arbenesi a sinistra, insomma, Mannini in porta. Era uno squadrone che ci sono vari modi Vincenzo per volle per ci sono vari modi per raggiungere un obiettivo. Abbiamo detto c'era due punti che l'anno non c'era tre punti 24 gol siamo retrocessi in Serie B No, ma poi con i due punti il pareggio era oro all'epoca, no? Cioè ti gestivi, mi ricordo anche all'epoca l'anno lì c'era il Genoa di Scoglio che ovviamente faceva girone d'andata primo in classifica, poi girone di ritorno tra i pareggini di qui, i pareggini di là, non c'erano altre squadre che potevano competere, quindi e quella squadra era forte, eravamo forti anche in Serie A, mancato qualcosa per arrivare in Europa, però credo che sono stati tre anni veramente. Guarda, poi, andati in Europa, poi con Gaetano Salvemini, sono stati tre anni stupendi. Se non siamo andati in Europa con te, con Perrone, con Gio Paolo, con Maiellaro, e chi altro ci voleva per arrivare Guarda, in Europa? Guarda, ti dico un aneddoto, l'anno che il Genoa c'era Osvaldo Bagnoli, loro presero Scuravi e Branco, ti ricordi? Come? Cosa che a noi ci mancava perché... è andato via Armenese e Carrera giocava, Già Aguilera nel Genoa? Non c'era l'Uruguayano, era la coppia del Genoa, era uno alto. Aguilera, scusami, e Scuravi, sì. Uno basso e uno. E noi avevamo João Paulo e se veniva Scuravi erano perfetti. Però insomma noi facevamo veramente, e anche il secondo anno, il primo anno al San Nicola, vincevamo in casa, fuori casa avevamo questa mentalità, ecco, dicevi, Gaetano sì. Non rischiava tanto e quindi...
però sono stati 3 anni stupendi e quindi ho un ricordo. Avevamo lo squadrone, dai, sì. Infatti. Forse quella, uno di quei 3 anni in particolare e l'anno di Ventura sono stati due anche anni nei quali il Bari, anche l'anno di Catuzzi. No, ma parlo della Serie A, ah, per sì. andare in Europa. Sono stati gli anni in cui il Bari sì, veramente ha sfiorato sì, l'Europa, sì, aveva forse la potenzialità sì. per andare devo in Europa. Uno dei 3 anni, dei 2 anni in Serie A con te, sì. in particolare, sì, la squadra sì. era molto forte. Quando vincevamo in casa con 5-0 col Bologna, 2-0, con l'Atalanta, era una sì, grande sì, squadra sì. in casa. Fuori in casa, casa avevamo un attimino sì. di paura. C'è un'altra telefonata, pronto? Pronto, buonasera Roberto, 57. Ciao Roberto. Saluto il grande di Gennaro. Buonasera. Ma come siamo finiti a fare questo... questo amarcordo di pomeriggio e lui mi invita una volta ogni tanto, quindi io spero di averlo più spesso, Antonio, spero di averlo nella nostra squadra anche in maniera, come dire, organica. Intanto hai visto Antonio, sta in forma, può tornare a giocare, ti ho visto, sarai tu che dimagrisci. No, ho perso 7 kg da luglio. 7 kg, poi ti ho visto in alcune foto che mangiavi con i miei amici in comune, hai smesso lì, là praticamente. Lì era sui 90 e rotti, ora complimenti, sono un po'. Complimenti. E vabbè, perché è grosso, se si mettesse a giocare lui, esterno, fesso, Esterno, io? Sì, io volevo... Esterno è dura. È un po' difficile. Anche se giocavi col 7 no, una volta, posso dire, scusami, posso raccontare un fatto. Mi ricordo l'ultimo, no, il secondo anno, il terzo, vabbè, insomma, che Salvemini andammo a giocare il secondo anno. A Pisa. Andammo a giocare a Pisa. Brutta partita. Brutta partita. E mi mise all'ala destra, mi ricordo. Numero 7. Numero 7. Mi ricordo che c'era Don Vincenzo, prima della partita, mi abbracciò, Vincenzo Matarese, che entrammo in campo, mi disse, Antonio, che c'è? Ero un po' nervoso perché insomma giocare a destra io non avevo mai giocato, però per la squadra si fa queste altre. Fece una partita, non dico il termine, bruttina, però insomma con Gaetano poi il martedì ne parlavo. Anche perché la partita successiva però, era Bari Milan, non sbaglio. Bravo, sì. Infatti non giocai. Quella della salvezza. Non giocai. Quindi un po' alla volta ti ha spostato, dal centro ti ha messo al lato poi, e poi in panchina. Fascia, sì. No, Gaetano. Roberto, sì, scusami. Stavo dicendo. Vabbè, a parte che con quelle grandi squadre di Giao Paolo, eccetera, che stavi dicendo, soprattutto quando siamo retrocessi, quando retrocedemo con Anderson, eccetera. Vabbè, quelli sono altri anni, non c'entra niente lui. Sì, sì. Non ricordi che abbiamo avuto degli arbitraggi infami. Abbiamo avuto degli arbitraggi infami, chi se ne dimentica certe partite che ci hanno fatto perdere clamorosamente, pur non demeritando, anzi. Comunque va bene, adesso io volevo solo fare una piccola precisazione sul mio tormentore che ogni tanto quando sì. possibilità dico che sul Bari deve mirare soprattutto a preservare la permanenza, la categoria, perché io ribadisco le parole che ha detto in una delle ultime interviste di fine anno, prima della campagna acquisti, che Giancastro ha ribadito, sì va bene, l'ambizione, il playoff, la promozione, il piano, 3 anni, però l'importante è mantenere la categoria. E quindi questo è significativo, questo discorso qua, perché... Roberto, loro tengono l'asticella bassa, perché se tieni l'asticella bassa superi, se la alzi rischi di buttarla giù l'asticella. Io mi attengo ai fatti, Roberto, il Bari compra una caterva di giocatori, ma per quale motivo? Per salvarsi. Cioè il Bari secondo te scomoda Kozak, scomoda Nenè, per salvarsi. Ragazzi, poi le parole sono chiacchiere quelle. La verità è che il Bari deve andare in Serie A, ha bisogno anche di andare in Serie A. Quindi non ci facciamo adesso condizionare dalla categoria, la Serie B, ma insomma ragazzi, cerchiamo di essere un po' lucidi. Il Bari, è chiaro che poi Giancaspro, è chiaro che poi Sogliano vogliono mantenere la sticella bassa, perché a 1,20 m la superiamo tutti. Anche dopo gli ultimi anni. Se la metti a 2 metri rischi di buttarla anni... giù, però la verità è che la sticella è 2 metri, perché il Bari ha fatto una campagna acquisti comunque importante. Comunque anche l'anno scorso... Però Roberto, non può essere una chiacchierata fra me e te, scusami. Grazie per il tuo intervento, se no diventa... No, Roberto... Ci sentiamo dopo e parliamo. Roberto, credo che nel senso anche riferito agli altri anni... che in effetti nonostante le campagne acquisti abbastanza importanti la squadra poi è rimasta, soprattutto l'anno scorso non è arrivata neanche ai playoff. Io credo che quando si parla di Bari non ci si può ridimensionare mai. È normale che va costruita piano piano, perché anche la Serie A si costruisce con tutte le componenti societarie, management e quant'altro, e strutturali.
e credo però andare in Serie A sotto sotto è normale, come hai detto tu, hanno fatto una campagna acquisti importanti, c'è un monte ingaggio anche se forse un po' è diminuito, non so, rispetto agli altri anni, ma credo che anche quello incida poi nel discorso finale. E arrivare in Serie A, credo che adesso rimanere su questa, diciamo, su questo profilo mi sembra giusto. Il vero problema anche è che non perché... si può restare in eterno in Serie B. Una società come il Bari non può restare in eterno in Serie B, deve cercare di salire in Serie A. Bari deve rimanere in Serie A, però come dicevo prima bisogna costruirla e se la devi costruire. La B a perdere. Per esempio, faccio un esempio che è un ambiente totalmente diverso. Il Frosinone 3 anni fa si è costruito un centro sportivo a Fiorentino, adesso rinnovano lo stadio nuovo adesso di 18.000 spettatori. Quindi ecco, le prospettive sono quelle, gli investimenti che si devono fare sono quelli. Se quando vai in Serie A, insomma, cerchi di rimanerci, devi dare solidità. E quindi in questo però va costruita, come dicevo, nel management, nelle strutture, nello scout. Deve essere tutto in Serie A, non può essere certo, soltanto poi, la squadra. Anche perché poi in Serie A può capitare anche un anno in cui ci possono essere delle sorprese. Va bene. C'è una cosa molto simpatica che riguarda un giocatore che non entrerà nella storia del Bari per quello che ci ha fatto vedere, però devo dire la verità che mi hanno sempre detto di essere una persona simpatica, una persona per bene, ma mi ha fatto molto divertire questo, perché sulla una pagina Facebook di Tifosi Biancorossi qualcuno ha scritto: pare che il Paris Saint-Germain abbia offerto a Cavani 1 milione di euro per non tirare i rigori, e pensare che potevano bastare pure 500 euro per non far tirare le punizioni a Salviato. Salviato ha letto questo messaggio e ha scritto: hai voglia, sarebbero bastati anche 2 panzerotti, 1 taratuffo, 2 tagliatelle, 4 ricci e 1 chilo di orecchie. Bravo Salviato. Complimenti, un applauso a Salviato. Complimenti, perché bisogna anche saper scherzare. Bello così, perché a volte su Facebook si va poi a arrivare, insomma, un po' alle offese, uno si giustamente. Invece è stato veramente molto, molto simpatico. Lascio l'ultima domanda, perché è una domanda importante per un uomo di calcio che, come dire, anche da come ti muovi, da come sai, ti fai un'idea. Ti chiedo il tuo punto di vista su Fabio Grosso. Ma è un profilo che mi piace, al di là di quello che sta facendo. Mi piace come si è proposto, mi piace come sta cercando di dare la mentalità alla squadra, per come riesce a volte anche a cambiare, perché come dicevo prima, gli allenatori devono avere questa particolarità nel calcio di oggi. E quindi sa di avere una squadra importante, con qualità, che propone, e lui ovviamente sta dando questa mentalità alla squadra. E poi un profilo anche, diciamo, giusto. D'altronde viene anche da scuola Juve, e questo secondo me è importante per lui, non solo per il vissuto che ha fatto, insomma, per la sua straordinaria carriera. Però lo vedo anche molto riflessivo, molto lucido, molto attento anche nelle disamine dopo la partita, e quindi lo ritengo, posso dirlo, sia lui, anche se ovviamente un profilo più alto, Simone Inzaghi, sono profili che possono essere predestinati anche ad andare in squadre molto importanti, perché credo che la visione che ha del calcio mi sembra di una persona molto, molto attenta a tante cose. Quindi poi lavorare a Bari non è mai facile, perché giustamente la piazza richiede, però mi è sembrato che abbia detto con molta tranquillità e molta semplicità, però anche con grande ambizione, che quella ci vuole l'umiltà, ma ci vuole anche l'ambizione, e va anche rapportata e trasportata alla squadra, di cercare di ottenere il massimo. E quindi credo che in previsione mi sembra un profilo interessante che farà grande strada. Grazie ad Antonio Di Gennaro, grazie davvero Antonio, grazie anche a voi, e a domani col Bianco e Rosso TV Sport. Ciao.